C'era una volta il Natale e c'erano una volta gli alberi di Natale, che rappresentavano per tradizione una delle più diffuse usanze natalizie. L'immagine dell'albero come simbolo della vita ha origini molto antiche e trova riscontri in diverse religioni. Solitamente per l'albero di Natale in Italia si usa un albero di abete, addobbato con piccoli oggetti colorati, luci e festoni. Nel mondo moderno ha una grande diffusione l'uso di alberi artificiali, mentre a merito di Porto Salvo, in provincia di Reggio di Calabria, nell'estremo limbo d'Italia, c'è una nuova tendenza per rappresentare l'albero di Natale. L'albero che da simbolo di Cristo si trasforma in simbolo di degrado. Una trovata tutta nostrana che certamente non mancherà di fare tendenza non solo in Calabria e in Italia, ma addirittura nel mondo intero. Un nuovo modo di coprire le cosiddette buche lungo le corsie con l'addobbo dei pali che al centro della corsia stradale segnalano il pericolo. Ma andiamo con ordine. A merito di Porto Salvo, paese di 12.000 abitanti, gestito da una terna commissariale, non essendoci le risorse minime per una manutenzione ordinaria e sufficiente a far fronte al naturale invecchiamento delle opere stradali e tantomeno per risolvere i problemi di natura quotidiana come le cosiddette buche che spesso, troppo spesso, provocano oltre ai pericoli, disagi e rallentamenti alla circolazione delle autovetture, qualcuno ha pensato di risolvere il problema, almeno durante il periodo natalizio, coprendo le buche con originali segnali stradali ed addobbando lo stesso segnale stradale con festoni, piccoli oggetti colorati e luci. Nei pressi della villa comunale di Melito di Porto Salvo abbiamo scoperto il primo albero del mondo. Come potete vedere dalle immagini, è stato collocato nel bel mezzo della via un segnale, o meglio ancora un albero di Natale, dato il periodo di festa, all'interno di una buca molto profonda che avrebbe potuto causare ingenti danni a mezzi e persone se non artigianalmente segnalata. Beh, un vero e proprio dono per tutti i cittadini melitesi che, oltre ad usufruire di questo originale alberello di Natale regolarmente addobbato nei pressi del più grande spazio verde cittadino, vedranno il loro paese, grazie a questa iniziativa, conquistare un altro primato, l'albero di Natale più moderno e più pazzo del mondo. Una iniziativa tanto originale quanto stravolgente, stravagante, che certamente, come dicevamo, farà tendenza. Sembrerebbe addirittura che gli amici di Striscia la Notizia, più che trattarla nel giornale satirico di Canale 5, la abbiano addirittura segnalata a Roberto Benigni per aggiungerla quale undicesimo comandamento in onda sulla RAI. Volevo dire, un pochino di stellio di firmamento nel corpo c'è, insomma, le luci che è annunciare una cosa di questa bellezza, eh? Una cosa impressionante, ecco, si rimane stupefatti. Poi il prossimo anno, giuro, farò un'esercizio proprio l'argomento, insomma, no? È una cosa impressionante, anche perché hanno dettato, diciamo, chiunque li conosce, proprio è una cosa da fare impressione. Non ci resta non che piangere, ma che attendere le decisioni del presidente, ora della commissione di vigilanza della RAI, Roberto Fico, e diventeremo famosi, ce l'auguriamo. Benigni potrà per il futuro presentare i 10 comandamenti parlando non solo di Dio, ma aggiungendo l'undicesimo, e quindi non parlando solo di Dio e del suo incredibile amore per l'umanità, ma anche del disprezzo verso i cittadini di Melito di Porto Salvo e del Sud da parte di chi, pur non essendo imparentato con il Signore, pensa di essere il Padre Eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo.